Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata del Let's Play di Watch Dogs Legion. In qualche puntata precedente ho detto Watch Dogs 2, mi sono sbagliato, ma è la forza dell'abitudine. Iniziamo con uno scorcio di Londra bellissimo, a mio parere. E vediamo cosa dobbiamo fare oggi. Io direi di iniziare. Ci abbiamo il fatto della box clandestina da fare, ma non lo facciamo. Ne dobbiamo fare 5, mi sembra ne abbiamo fatto già una, o ne dobbiamo fare 4, ne abbiamo fatto già una. Poi ci abbiamo questo street artist che non abbiamo incominciato, e poi abbiamo questo qui che ci dà, dobbiamo indagare sulla sezione di terra, perché vi ricordate che siamo andati da Scotland Yard, abbiamo trovato il fatto della, abbiamo trovato quel drone, quello spider bot scassato, e siamo riusciti a trovare le informazioni. E poi sappiamo anche che ci sono quelle del Kelly qualche cosa che sono stati invischiati col fatto delle bombe, e dobbiamo continuare a indagare. Però non sappiamo chi controllava lo spider bot. Vi ricordate che controllava quello che facevano il clan dei Kelly, come si chiamano loro, e quindi questa è una cosa che dobbiamo scoprire. Detto tutto ciò, io direi di fare una cosa. Vediamo il profilo profondo di questo e facciamo la prima missione di identificazione. Quindi ha identificato una trafficante di armi nel clan Kelly e ha scoperto un carico di armi. Facciamo questa qua. Mostra sulla mappa. Andiamo qua, in posto di destinazione. Ci teletrasportiamo. Non c'è una metropolitana più vicina. Qua non ci siamo mai andati, ragazzi. Vabbè, non siamo mai andati da nessuna parte. E questa è già la quinta puntata, quindi sono perlomeno 7 ore che stiamo giocando. Saranno almeno 8. E non abbiamo visto, secondo me, che sta facendo quello. Siete pregati di segnalare al personale Albion qualunque comportamento sospetto. Rifiutarsi di collaborare con un'indagine di Albion è passibile di arresto. Oh, guarda questo. Tiene una pistola, sta vedendo una vittima. C'ha tempi di detenzione più brevi, però non ce ne importa, vediamo. Teoricamente sarebbe buono. Salviamolo, ah. Che è meglio di quello che abbiamo. Tieni ancora problemi, bello. Prendiamo un attimo questo coso verde. Qua già ci siamo venuti, ragazzi. Perché siamo venuti qua, vi ricordate? Abbiamo detto non ci possiamo andare. Però no, non eravamo. Non penso che abbiamo fatto questa missione qua l'altra volta. Va bene, ho capito. Il problema è se quello là, questo. Quello là. Ma era questo. Torna quando avrai imparato le buone maniere, razza di animale. Oh, guarda qua, si è messo il giubbino normale. Ma questa pure quest'arma qua è l'auto. Ragazzi, questo. Questo assolutamente non depone bene. Babbo, scendiamo da qua, andiamo da qua dentro, vediamo un attimo. Però se ci siamo già stati qua a fare la stessa cosa, già è la seconda volta su due missioni. La nostra potenziale Rancourt ha cercato di sabotare un soggetto dei Kelly che si occupa di traffico d'armi. Puoi hackerare su Optic e scaricare dati incriminanti. Hackeriamo su Optic. Quindi non è la stessa, sicuramente. Fuori portata. Trafficante di armi. Aspettiamo, la persona che traffica le armi si farà vedere. Com'è? Caricato le prove della vendita illegale di armi. Invierò tutto al nostro contatto e sarà lei a decidere cosa farne. Missione disponibile, Jennifer Vasic, perfetto. Boh,
invece. In ogni caso, ho notizie interessanti sulla donna che hai appena aiutato. Che cosa è... dici? Aspetta un momento qua. Dove ci sta il punto tecnologia e poi c'è la maschera. E là ci sta un coso verde. Perché c'è un coso verde là? No, per adesso non lo prendiamo. Questo che vuole? Azione flautolenza, allerta i nemici vicini. E quello è un capitano. La maschera sta qua sopra, però i punti di tecnologia stanno qua sotto. Ora lanciamo il nostro Spider Bots. Allora, G. Cosa riusciamo a trovare? Danno questi qua. Sono ciucci. Non ci sgamano. Eccolo qua. Apira. Apira, apira. Perché questo non ce lo fa aggirare? Vabbè, recuperiamolo. Per salire là sopra come dobbiamo fare? Aspettate. Ora andiamo a prendere il stesso quello spadere. Però questo è bello. Vedi, questo qua c'è anche un bevi. Adesso beviamo, vediamo che succede. Una bella birra fresca. Adesso siamo un po' più ubriachi. Come? Ah sì, siamo un po' più ubriachi, vedi? La maschera sta là sopra assieme a cose dove si pitta. Guarda là, è sfocato. Ma veramente, ma le telecamere? Aspetta, prendiamo un attimo questa telecamera. Ci dovrebbe essere una maschera qua sopra più cose dove si pitta. Quindi usciamo qua e utilizziamo il nostro super drone. Guardate, facciamo prima sicuramente, se andiamo a pure, disattiviamo e ci saliamo sopra. Forse non facciamo come prima, però bisogna premere meno tasti. Scusami, non ho capito. La parete dove bisogna pittare, dove si può pittare, sta più giù. Ah, sarà questa qua. Non è stato niente, non mi preoccupate. No, niente. Non è disponibile se sotto inseguimento. Non mi troverete mai. È proprio impossibile. Giuro che ci vada piano. Qui non c'è, vado avanti. Non mi troverete assolutamente mai. Però dobbiamo aspettare un attimo che non siamo più sospetti. Forse sto perdendo la pazienza. Dobbiamo trovare un attimo la maschera. A che altezza sta? Eccola qua, sta a questa altezza qua. Quindi la maschera sta qua dietro, dai, eccola là. Proviamo quella a me. Perfetto. E allora, punto numero 2. Andiamo a prendere la maschera. Che sta là dietro. Eccolo qua. Oh, perché ce ne stanno due di cose? Ah, questo è uno specchio, avete visto?
Ma dai, non è uno specchio, è un vetro. Ok, questi non stanno più... Non mi stanno più cercando. Ho proprio voglia di dipingere qualcosa. Mettiamo questo, applichiamo questo. Quindi abbiamo preso una maschera. Punto abilità. È applicato anche... Tappezzato un po' con la città. Boh, bisognerebbe capire. Bene. Adesso è pronto. No, guardate che scorcio bellissimo, dai. Però adesso ce ne dobbiamo andare da qua. Vediamo se riusciamo a scendere in qualche modo. Questa qui. Che ci sta sotto? L'unica cosa che non abbiamo fatto c'erano le freccette. Ma da qua mi sa che non riusciamo a scendere. Chiamiamo il coso qua. Guarda quanto è intelligente sto coso. Scendi giù. Potevi scendere un attimo, giusto un poco più giù. Controlla. E anche questa è fatta. Adesso andiamo a vedere un attimo che cosa. Andiamo a vedere quel punto verde, che roba è. E poi andiamo a trovare. Aspetta. Ah, guarda qua, questo è il riconoscimento del CTOS. Convalescenza più lunga, con l'altra guardia che abbiamo preso è meglio. Però secondo me non. Vediamo questo che fa. Dove sono finito? Non posso stare qui in eterno. Autista da fuga. Oh, qui dice autista da fuga! Adoro le macchine veloci! A quanto ne so, una bella auto può compensare molte cose. Non ci siamo. Salva nelle reclute. Andiamoci a parlare, ma come facciamo a reclutarla? No, Jay dobbiamo fare. Missione reclutamento Dagmara Sikorsky iniziata. Che mi dici di lei, Bugs? Beh, tutti la vogliono. Non solo c'è un mandato di arresto nei suoi confronti, ma i Kelly le hanno messo anche una taglia sulla testa. Wow! Ma chi ha fatto per procurarsi così tanti nemici? Ottima domanda. Indaghiamo e vediamo cosa salta fuori. Accedi a un hub CTOS di Albion oppure a quelli del clan Kelly. Uno più lontano non lo potevate prendere. Allora, questo qua è di Albion. Andiamo prima al clan Kelly. Allora, Waterloo. Questo sono andato un sacco di volte. Scendiamo sempre a questa fermata. Questo qualche dice, fammi dire. Subisce meno danni. Questo c'è la mitragliatrice manganello. Questo pure sarebbe buono. Allora, innanzitutto andiamo a prendere questi punti di tecnologia. Ragazzi, questi punti di tecnologia sono troppo buoni. Perché prendiamo il fatto dei droni. Teoricamente saremmo potuti salire con il drone. Quel drone è pericoloso. No, un antiterrorismo. Controlliamo il drone del CTOS. Allora, vediamo se lo troviamo questo coso. Dove sta? Sta più giù. Sta più su. Eccolo qua. No dai, dobbiamo salire. Che è sto coso? Motocicletta. Chiamiamo l'unica cosa che però è brutta, vedi? È che questo chiamiamo il nostro drone. È una partita di tempo, non c'è una sfida per prendere quel coso là, penso.
Dobbiamo fare ESC, dobbiamo scendere e raccogliere 10 punti di tecnologia. E poi, ah, ma questa è la stazione di Waterloo. Mo per scendere conviene fare forse a nulla, va. Andiamo qua. Mettiamo il drone, facciamo prima, andiamo. Andiamo in linea d'aria. Non si, cioè non riesce a salire, ragazzi. Siamo incastrati qui per sempre. Riusciamo a salire solo al drone, però quel gradino là non si riusciva a fare. Babbo. Noi dobbiamo andare qua. Guarda là, ray tracing, potenza del ray tracing. Guarda quella macchina. Qua dobbiamo usare la gru, non ho capito. No, sta giù cosa. Hai trovato il posto? Là c'è un soggetto. Là pure c'è un soggetto. Il coso verde sta più su, sta a questa altezza qua. Quindi il coso verde sta sicuramente su quella piattaforma, dai. Ma andiamo là e parcheggiamo là. Perfetto, abbiamo preso i punti di tecnologia. Qua non ci sono maschere, non ci sono cose. L'unica cosa che non ho capito. Buttiamo il coso giù. Dobbiamo scendere ancora più giù. Non mi ricordo se è sta cosa. Ancora più giù! Distrae questo, no? No, dai, questa roba no! Ok, ci siamo! Salite la sua cosa, qua! Up City OS trovato! Dragish! Scarica i registri del Clankelli. Il Clankelli ha archiviato la nostra amica come una vigilante molto pericolosa. Sembra che abbia intrapreso una letterale lotta alla criminalità. Fa irruzione nelle proprietà del Clankelli e prende a cazzotti i vari capi. Sembra una che sa il fatto suo. Dovremmo reclutarla. Sto rintracciando il suo optic. Sembra intenzionata a fare irruzioni in una struttura a queste coordinate. Mitico! Vediamo la nostra vigilante in azione. Là ci sei cosa per pittare, ragazzi, adesso ci andiamo un attimo. Quindi facciamo, mettiamo un'altra fissione. Abbiamo detto che stava là. Scendi. Lavoro qui, sì. Martello, cemento e altra roba che ha a che fare direttamente con le costruzioni. Affliggi, scendi, affliggi, scendi. Affiggi. Oh, un po' di sano vandalismo. Ma qualche cosa nuova, mettiamola da questa qua. Questa ancora la dobbiamo mettere, mi sembra. No, no, questa ce l'abbiamo messa. Ciao Kiko, come va? Tutto bene, stiamo andando avanti. Ciao. Questo non ho messo in manifesto. Mannaggia, perché c'è stesso coso. Mo lo spostiamo. Sono assolutamente certo, Kiko, che questo gioco è lunghissimo. Perché ancora non abbiamo fatto niente. Facciamo questa qua, l'abbiamo messa sicuro. Facciamo, mettiamo questa. Adesso non si dovrebbe interrompere. Fino adesso è molto 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 bello. È anche divertente. Però dobbiamo vedere come funziona, perché bellissimo! Spero che non diventa monotono. Perché questa cosa che tieni i droni, che vuoi fare praticamente quello che vuoi tu, è un po' strano. Perché ci sta il coso qua? Ah, quindi bastava, si poteva andare uno nelle due, non bisognava andare per forza a tutte e due per avere informazioni.
è una vigilante. L'ultima volta mentre si diceva l'ispezione là che segue le tue tracce. Perfetto, quindi dobbiamo andare qua. Andiamo col drone, così cerchiamo di prendere anche questi punti tecnologia. Drone, vieni qua. Tu che hai deciso, Kiko? Provi a giocare a questo oppure aspetti Valhalla? O a nessuno dei due? Dove volevo andare? Ci stava un... qua ci mettiamo troppo tempo così, però... scendiamo, andiamo a piedi. I punti di tecnologia li prendiamo dopo. Ah, ma questo si può prendere anche la macchina rotta. No, però aspetta, che li pigliamo dopo? Pigliamo questo qua. Che questi ci servono. Poi a me tipicamente piace di più Assassin's Creed, è molto più bello. L'unica cosa da vedere è però è la grafica. Questo gioco c'ha una grafica spaventosa che secondo me Assassin's Creed non ce l'ha, non ce l'ha. Però c'è questo problema di questo. Guarda, allora, dobbiamo andare sopra, perché chiameremo sempre il drone. Perché è troppo buono, cioè ti fa volare. Chissà. Comunque secondo me, mo che esce Assassin's Creed Valhalla, te lo sto dicendo pure ieri, qua secondo me dobbiamo venire a fare una missione. Possiamo qua e vediamo. Di prendere quel punto di tecnologia molto più tardi. No, come mi hanno fatto vedere? No, no, questo mi spezza, ragazzi. Cioè dobbiamo scappare, perché questa qui è fragilissima. Non deve scappare. Come non deve scappare? Drone, fatti fatti tuoi. Sì. Aspetta, là ci sta pure la polizia. Ancora ci sta. Ma questo non è che quello. Aspetta. Mi sono messo paura, però ho dimenticato di controllare. Era quello il drone. Questo è il drone antisommosso, ragazzi, lo possiamo anche controllare. No, no, è questo! Via, 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 via! Era un altro drone. Dobbiamo prendere assolutamente una macchina, quella. Via! Andiamo verso la destinazione, guarda, non lo prendiamo con punto di tecnologia, perché con questo non è cosa. Sì, da questa parte. Dobbiamo vedere se è monotono, se le missioni sono tutte uguali. E poi è lunghissimo, sicuramente, su questa cosa sono assolutamente d'accordo. Ora c'è un piccolo problema. L'automod ti ha bloccato il messaggio che dice che hai scoperto che il tuo PC regge GTA 5. Però adesso non te lo posso. Questo è già successo con Jack in altri giorni. È la roba più allucinante che abbia visto. Sta tizia entra, no? E inizia a spaccare la faccia a tutta questa gente cazzutissima. Ne ha messi KO una decina, poi l'hanno stesa e trascinata dentro. Ah, merda! Dobbiamo aiutarla!
Le serve una mano. Quei pezzi di merda le stanno facendo la posta. Non vorrei essere nei suoi panni, poco ma sicuro. Lo vuoi copiare? Ricopiare un momento che ti ho utilizzato quest'altro PC. Beh, ora è proprio nella merda, ma almeno ci ha provato. Dovremmo aiutarla, così possiamo convincerla a unirsi alla causa. Allora, qua dobbiamo andare a prendere... mi sa che dobbiamo scendere giù, ragazzi. Ma va, va. Infatti, ha detto un altro modo. E il termine che dava fastidio era ho. Ma GTA 5 l'hai finito? GTA 5 è bellissimo, cioè io manco io l'ho finito, ma per altri motivi. È proprio bello. E tra l'altro non ci vuole nemmeno tanto per finirlo, che no, io non l'ho finito, però sono arrivato molto avanti. Se non parti per le tangenti con la macchina, secondo me una settimanella, questo si scende ancora più giù. Ma l'hai finito 3 volte. Allora, qua, se entriamo qua dentro, questi ci sgamano. Ma... scusami, ma... cioè, GTA, come fai a fare... sempre la storia senza partire per la tangente? Che io mi ricordo GTA... iniziamo che devo fare la storia, poi dopo... camminando, andando dove dovevo andare, succedevano altre cose e mi perdevo sempre. E facevo altro. Sempre. Allora, se andiamo da qua, ci riusciamo a fare, però... l'unico problema adesso è che se andiamo con questa qui, non è cosa sua, dobbiamo cambiare membro della squadra. E quello che abbiamo scoperto essere il migliore per adesso è questo qua. Siamo con questo artista qua. In realtà potremmo usare anche questo, però questo qua lo vedo piuttosto. Ci puzza pure la scella, vedi? Evidentemente c'hai una forza di volontà d'acciaio, mio Kiko. Congratulazioni, il tuo turno è arrivato. Sì, cazzo. Ah, ma qua pure... vabbè, però forse qui si può... no. Questo qua è un cattivo. Aspetta un momento, questo è immune al gas. C'è la chiave inglese. È il sicario del clan Kelly. Questo qua, mo, c'è un problema, vedi, questo mi sembra proprio buono. Perché è uno del clan Kelly che lo dovremmo prendere. Il problema è che se lo uccidiamo dopo non lo possiamo prendere più. Mi sa che lo dobbiamo uccidere, dobbiamo ucciderli a tutti quanti a questi. Qua non ci sono cose per entrare. È quello là. Vabbè, uccidiamola questo. Non mi fa né bloccarlo, non mi fa fare niente con questo, però. Questo sta qua dietro il coso per... faccio vedere come si fa. Dove sta il soggetto? Sta là. Quindi noi facciamo tipo G. Spero che funzioni. No? È certo che funziona. Quella torna indietro. Noi andiamo... torna indietro. Andiamo tipo qua. Bravo. Eccolo qua. E lo disattiviamo. Poi facciamo ESC e abbiamo tolto questo qua. E ora possiamo entrare. Dobbiamo solamente essere... quella là sta andando dall'altra parte, che non se ne accorge. Questo si abbassiamo e l'abbiamo da dietro, dai. Ora dobbiamo solamente capire da quale parte se ne va. Perché questa parte qua l'hanno fatta proprio uguale ad Assassin's Creed.
Nel senso che se la prendete dietro, la elimini direttamente. Com'è Assassin's Creed Unity? Ah no, io non lo posso giocare ancora. Perché... aspetta, che cosa avevo visto? Che, qual era il piano? Era Assassin's Creed Black Flag che volevo vedere. Questo qua lo eliminiamo. Perché ho finito Assassin's Creed 1, tutti e due, ma ho finito pure il 3. Poi tengo Liberation gratis, che secondo me però quello è corto. Però lo voglio finire lo stesso, che mi sembra giusto. E poi il successivo, in ordine più o meno cronologico. Non cronologico, diciamo cronologico nelle, come data di uscita degli Assassin's Creed. È il 4. E poi viene Unity, se non mi sbaglio. E lei, portala fuori. Aspetta. Però prima di portarla fuori, prendiamoci i punti tecnologia. I soldi che stanno... i soldi non ce ne importano niente. Salviamolo, eh. Portala fuori. Grazie. Sì. Io l'unica cosa che ho visto di Black Flag è che... no, no, non da questa parte, vieni, bella. È che la mappa è gigantesca. È proprio grossa la mappa di... no, troppo lontano lo saggio potrebbe perdersi. Dai. È proprio grande, è la mappa, secondo me, più grande di tutti gli Assassin's Creed che hanno fatto, compreso Odyssey, tutti quanti. Però ci saranno un sacco di battaglie navali là. Tanno dal bersaglio e portano in salvo. E perché non, non riesce a scavalcare questa ringhiera, bella? Dai. Beh, è facile, vedi? Questo dobbiamo uscire dall'uscita principale, perché non riesce a scavalcare la ringhiera. Dai, vieni qua. Riesce a scavalcare quella, però non riesce. Ma va, va. Da quella porta là la dobbiamo far uscire sicuramente. Disattivo. Ci passa? Ci passa. Questo è... andiamo, dai. Ma ne devi fare tante di battaglie navali in Black Flag. Quindi a te manca solamente l'uno. Dai. Bene, li hai evitati. Secondo me voleva vedere se ci stavo. Ho capito, basta. Scusa, e qual è l'Assassin's Creed che ti è piaciuto di più? È quello che mi ha fregato. Parla con Dagmara. Dagmara, perché non riuscivi a uscire? Però adesso... ce l'abbiamo nella squadra. Va tutto questo. Bene, ma c'è mancato poco. Sì, capisco. Fare azioni eroiche è bello, certo. Ma non andrai molto lontano da sola. Stavi per diventare cibo per vermi. Che altro potevo fare? La gente ha paura, sta male. Subisce abusi per nessun motivo. Non è giusto. Il governo non fa niente. La polizia non fa niente. Nessuno fa niente. Io almeno so combattere. Chi proteggerà i miei vicini se non lo faccio io? Più siamo e meglio è, lo capisci anche tu, no? Lavora con noi. Sì, credo che saremo un'ottima squadra. Brava Dagmara. Unity ti è piaciuto più di Odyssey? Ah, ecco. Allora, fino adesso... probabilmente... però c'è un fattore nostalgia che pesa un sacco. Assassin's Creed più bello che ho giocato è il 2, però il primo del 2 e poi Odyssey, penso, però il primo del 2 l'ho giocato quando uscì tanti anni fa. Questo pure è meglio. Salviamo nelle reclute. Drone, termina la registrazione. Chi è?
Ah, guarda, questo è fermato la registrazione. Però questi qua, ma quanti ne dobbiamo salvare di questi? Ma tu sei un animale quadrupede. Salviamo a questo. Agente a terra! Ah no, abbiamo usato il lanciagranate. Sembra questo. Addirittura. Ha sbagliato arma. Che fa qualcosa? Se ne scappa, perché se ne scappa? Non c'è traccia del sospetto. Voglio il nostro bersaglio. Pure quello dell'Albion se ne scappa. Drone, protocollo di ricerca. Cronaca GBB. È perché teniamo il lanciagranate per la missione di ieri. Passo. Mettiamo la K47, se no la prossima volta sbagliamo un'altra volta. Ah, vedi, la sessione più 2. Che poi mi ricordo che Assassin's Creed mi sembra o il secondo o il terzo, quello che si giocava a Roma. Il secondo. Si poteva andare anche a cavallo, il primo Assassin's Creed che si poteva andare a... No, è il terzo, mi sa. Ah, scusa, ma qua ci sta un altro punto tecnologia che non abbiamo preso. Facciamo un giro. E ci sta pure una maschera. Come la prendiamo? Ma qua già ci siamo venuti. Allora, questo qua è facilissimo perché la maschera sta sicuramente... Comunque si deve andare là dentro. Andiamo a vedere un attimo la maschera dove sta. Ma qua ci siamo venuti. La maschera sta qua dentro. E si deve andare... Facciamo lo spider botto. Ma dove stava la maschera? Era il coso per aprire qua. Questa è una schifezza che hanno fatto in questo gioco. Come faccio a ricordarmi? Dove stava quel coso? Stava da qua, ma poi non mi ricordo il filo. Quello là possiamo fare controllo, facciamo controllo. Ma io sono sicuramente qua, già ci siamo venuti qua dentro, sicuro. Cosa è stato? Distruggiamo questo. Ah, adesso mi ricordo, qua dentro già ci siamo venuti, perché siamo venuti a salvare uno. Però non abbiamo preso tutto. Perché invece di prendere la roba, ci siamo messi, abbiamo salvato a quello. E non l'abbiamo più... No, nel primo Assassin's Creed 2 non si poteva andare a cavallo. Sono ragionevolmente certo di questa cosa qua. Però può darsi che mi sbaglio, naturalmente. Allora, questo qua lo lasciamo qua fuori. Può darsi che mi sbaglio, perché a memoria vado, no, vado proprio a memoria. Vediamo un attimo dove dobbiamo andare prima. Va dietro, eccolo là. Mi ricordo che il primo era quello là che si stava a Roma, che si poteva prendere il cavallo. Però può darsi pure che mi sbaglio assolutamente. Allora, sta qua dietro. Questo qua però, guardate, non l'abbiamo ancora capito, perché qua l'unico modo che ho trovato è con lanciagranate, oppure se c'è vicino questo elettrone che avevamo preso prima. Ma Monteregioni. Può darsi che mi sbaglio allora, Kiko. Molto probabilmente hai ragione tu.
Assassin's Creed 2 era Firenze, Venezia e Montericioni, esatto. E ma a Venezia non si poteva pigliare il cavallo, sicuro. Che mi ricordo che a Venezia c'erano. No, questo non è dove sono salito, ragazzi, è un'altra parte. Scendiamo. Esatto. E Brotherhood mi ricordo dalla quale che si poteva prendere il cavallo. Dobbiamo andare dall'altra parte. E il punto tecnologia comunque sta sopra. Forse il punto tecnologia probabilmente sta qua sopra, eh. Sta dentro l'impianto dell'aria condizionata, il punto tecnologia, ragazzi, sicuro. Prendiamo prima un attimo questa maschera, se no ci dimentichiamo, e poi scendiamo giù. Anche perché, adesso che mi ricordo, no, adesso mi ricordo. Il cavallo in Assassin's Creed 2 lo potevi prendere, però lo potevi prendere solamente fuori dal paese. Non ci voglio pensare. Ecco come nel fatto, no? All'interno di Firenze o di Venezia non lo potevi prendere, nemmeno all'interno di Montericioni. Potevi solamente utilizzarlo per spostarti fra i vari pezzi. Ma questa è una cosa. Mamma mia. Ah, eccolo là sopra, l'ho trovato. Quindi, nonostante l'età. Allora. Sta dentro a quel coso là. E come ci entriamo là dentro? Invece quando hanno fatto Assassin's Creed Brotherhood ti potevi muovere anche all'interno di Roma col cavallo. Ecco come bisogna fare qua. Bisogna mettere lo spider botto. Vai. Non c'è lo spider... Ah, perché lo tengo richiamato da qua sotto. Ah, boh, richiamiamolo. E lo usiamo un'altra volta. Ah, qua dobbiamo fare il salto preciso. Eccolo qua. Questo era difficile. No, questo era impossibile. Allora, detto tutto ciò, abbiamo preso anche questo. Dobbiamo fare un'altra cosa, così qua sotto non ci torniamo più, perché già ci siamo tornati due volte. Dobbiamo andare a prendere quel pezzo di carta che però sta più sopra. Sta esattamente qua sopra. Allora, quel pezzo di carta lo vedete là? No, vi faccio vedere. Questo è un altro. Sta là dentro. Ah, là c'è solo uno spider botto. Quindi basta tornare indietro, forse? Andiamo. Ah, meno male. E quindi abbiamo anche l'ascesa di Albion, Buccaneer. Chissà che aspetta questa cosa. Ragazzi, abbiamo finito anche questo pezzo qua e forse non riusciamo a non tornarci più. Guarda, non riusciamo a salire. Questo non sarà la scala qua. Perfetto. Questo è successo anche l'altra volta. Questo si arrampica da tutte le parti, ma non riesce a fare questo gradino per andare da qua a qua. Vabbè. Quell'altra icona è l'icona dello spider botto, quindi della casa dove puoi prendere un altro spider botto. Quindi stiamo facendo questo qua. Perché siamo qua?
siamo venuti a prendere i cosi verdi. Ok, però ragazzi, quindi l'ultima cosa che abbiamo fatto, adesso abbiamo anche nella nostra squadra questa qua che c'ha l'auto per la fuga personalizzato, l'immunità a droni cacciatori, questo è importante. Un PC presta meno Xiaomi. Ma dipende sempre da quanto costa. Per il PC, ma che cosa è successo? Le memorie sono scese tanto. Gli hard disk sono scesi. E vabbè, ma mica ci riesce a giocare con un PC che costa 400 euro. Ah, se... mandami il link se lo trovo, questo sarebbe buono. Allora, questi due sono esattamente uguali. Quindi questo qua lo possiamo... come si fa? Qui. Vedi? Abbandonare il regolamento. Quindi sono assolutamente uguali. Intanto proviamo questo qua nuovo, questa, così vediamo la macchina che ha, dai. Che esercito saremmo senza soldati? Benvenuto. Sì, andiamo a caccia dei bastardi. Ottimo. Ma più che altro sarebbe interessante capire 400 euro PC Xiaomi. Che scheda grafica c'ha? Perché sono 400 euro, sono pochissimi. Per un PC fisso, eh. Allora, andiamo. Stavolta usiamo invece di prendere la metropolitana. Hacker le auto vicine e i droni cacciatori non disponibili, chissà perché. Chiama un veicolo rapido per la fuga. Eccolo là, andiamolo a vedere. Però potevo chiamare un poco più vicino. Perché questo sta qua? Ah, questo è il vecchio che abbiamo preso prima. È andato a fare jogging. Si è tolta quella giacca ridicola che deve tenere. Vabbè. Ah, guarda qua. Vediamo se è veramente. Mettiamo un GPS. Sarà veloce? Oh, oddio. Taxi. È veloce, veloce, tiene pure un sacco, cioè anche un sacco di tenuto di strada. Non è di notte, però va bene, guarda là. Poi possiamo volare davanti alla base del CTOS. Spostato, non ho visto che stavo passando io. Fermiamoci qua. Sì, cioè l'hanno fatto il video fra Assassin's Creed Syndicate e Watch Dogs Legion. Per vedere Londra com'era.
Che secondo me sono piccini, ho capito come hanno fatto. Hanno preso i vecchi 2006 che comunque sono buoni. E ci hanno messo una 550 che comunque è buona. Se devi giocare a 1080 si può giocare. Trovami l'entrata, Bagley. Rilevo una rete di sorveglianza che monitora uno spazio sotto a questo ponte. Se riesci ad accedere, forse potrai dare un'occhiata all'interno. Non è se riesci ad accedere, qua già ci siamo venuti. Indica più volte queste coordinate. Il nostro misterioso testimone degli attentatori deve essere venuto spesso in questo bel posticino. Il posto ideale per mantenere un basso profilo. O per sbarazzarsi di qualche cadavere nel Tamigi. Non ci riesce a giocare a tutti i giochi perché quella scheda non è tanto a 60 fotogrammi, però a un sacco di giochi ci riesce a giocare. Assassin's Creed Odyssey, se vuoi mettere tutto a massimo, non ce la fa con qualcosa, però a un dettaglio medio ci riesce a giocare. Penso anche Assassin's Creed Valhalla è la stessa cosa, se metto un dettaglio medio 1080. No, avviare si avvia. Pure questo qua si avvia tutto. Allora poi vi dico una cosa, però vi spiego un attimo. Qua ci siamo già venuti perché siamo venuti a prendere, mi sembra un quaderno, no, un punto tecnologico, passando. Adesso il gioco ci fa ripartire, si deve aprire questo, non c'è nessuna entrata per lo spiderbot e tutto il resto, basta far saltare questa trappola. Vedi? Sblocca i dispositivi connessi, rimanessi innesca trappola. Oh, così abbiamo fatto l'altra volta, perché mo non si è. Ecco qua. E abbiamo aperto. Allora, ecco la mia scienza. Il problema è che dovresti vedere i test. Allora, un I3-8100. Questo bunker sembra una stazione di polizia non con 8 ufficiale. Giga di memoria. Se tuo ufficio viene invaso è una GTX 750 e sembra che il nostro sbirro si sia dato da fare. E anche parecchio, deve aver ci ho fatto girare Red Dead Redemption 2. Il computer è molto polveroso, ma potrebbe contenere qualcosa di utile. Allora, questo qua lo chiariamo dopo. Quindi più o meno i giochi girano, però ho dovuto mettere tipo dettagli al minimo e tutte quelle cose strane. Il mio PC tiene. Allora, il mio PC è buono, questo è quello che uso per lavorare, tiene una 2080T. Adesso sto cercando di prendere la 2080. E poi è un i9-9009 con 32 GB di RAM. Non ci sta nient'altro da prendere. Sono l'ispettore Caitlin Lau. Beh, ex ispettore in realtà, da quando c'è Albion. La polizia non esiste più. E comunque aveva già insabbiato tutte le prove. Ogni cosa che poteva implicare Albion e Kelly negli attentati. Ma so per certo che Mary Kelly e la sua banda sono tra i responsabili e hanno commesso altri crimini su cui possiamo indagare. Io e alcuni colleghi, in modo ufficioso, sono di nuovo in cerca di Mary Kelly. Non imparerò mai, cazzo. Di un portatile, tipicamente, le uniche cose che puoi fare... Ah, ecco fatto! Puoi cambiare l'hard disk e la memoria. E basta. Videoblog di Caitlin Lau. Il processore, la scheda grafica e il monitor non si possono cambiare. Non ho ancora i dettagli, ma tutto sembra indicare una tratta di schiavi. In realtà ci sarebbe pure un modo per metterci una scheda grafica meglio, ma è troppo complicato e costoso. Di essere un immigrato clandestino o un attivista del DedSec, ma noi sappiamo chi è la vera minaccia. Quindi, il clan Kelly cattura queste persone, immigrati, deportati, vittime o come vogliamo chiamarle, e le conduce da qualche parte. Ma dove? E perché? Esatto, però ti serve una porta Thunderbolt. Più lo scatolotto che costa altri 300-400 euro per metterci la scheda grafica dentro.
con l'alimentatore, con l'alimentazione esterna. Per procedere. Sorveglianza ininterrotta su Mary Kelly. Se mi scoprono, beh, questo sarà il mio ultimo video. Ma devo scoprire cosa nasconde. E così lo sbirro misterioso era l'ispettore Caitlin Lau. Pare che la sua preda fosse Mary Kelly e che la sua indagine l'abbia condotta agli attentati. Quindi è probabile che Albion e Kelly lavorino insieme. Pessima notizia. Ma questa era sicuro. Sembra che la rete di Sierra Bay includa tutti i peggiori elementi di Londra. Segui una pista qualsiasi e i nomi sono sempre quelli, Clan Kelly e Albion. Ogni giorno scompare qualcuno. Non è accettabile. Dobbiamo pensarci noi. L'ispettore Lau diceva che le operazioni di Albion ruotano in parte intorno alle PC. Noi detective questa la definiamo una bella traccia. Ok. Abbiamo preso anche i 20 punti di tecnologia ci ho dato. Abbiamo anche quest'altra nuova traccia. E finalmente... obiettivi di squadra. Quello là dove stiamo correndo. Andiamo a vedere. Questo però dobbiamo stare attenti che c'ha delle armi potenti, eh. Perché questo stavo correndo fino a qua? Questa faccenda tra Albion e Clan Kelly mi lascia l'amaro in bocca. E se Caitlin Lau ha ragione, questa perla balza al primo posto. Abbiamo ragione di credere che un ex attivista d'EdSec sia ancora in vita, ma scomparso, all'interno delle PC. Angel Lopez non è nato a Londra, ma noi non gliene faremo una colpa. Pare che Angel sia stato preso dai rastrellamenti di immigrati, cosa che potrebbe averlo salvato dall'attacco di Zero Day al DedSec. Le ostilità verso gli immigrati sono aumentate dopo gli attentati e ora Albion può spedire nei campi di concentramento chiunque voglia. Dobbiamo trovare Angel prima che scoprano che è del DedSec. Questa è una faccenda personale. Ma seguire questa pista potrebbe anche far luce sul rapporto tra Albion e Clan Kelly. La buona notizia è che non hanno ancora lasciato il paese. Non hanno deportato nessuno dal Regno Unito, ma ora si trova all'EPC. Ti ho inviato i dettagli e avvisato il nostro contatto all'EPC. Ti farà entrare. Aiutami. Vai, scappa, scappa. Quello si è distratto, lo va a pigliare un'altra volta. Guarda, 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 aspetta, scendiamo. È andato a prendere un'altra volta. Oh, guarda quelli ne ha fatti tre. Aspetta. Qua moriamo, ragazzi. Sicuramente. Perché ci sta pure quello. Aspetto nella vostra area. Potenzialmente. Vedi, era pure una mitraglia di ricevere danno. Stiamo inseguendo il bersaglio. Per favore, lascia. Mi fai male. C'è un individuo armato, passo. Salviamo a questo, salva, salva. Vattene, vattene, vattene. Fidanzata di qualcuno. La nostra potenziale recluta ci sta chiamando. Vattene. Vi metto in contatto. Grazie, sono in debito con te. Dove sta la nostra macchina? Non devi sdebitarti. Questa è la nostra missione. E potrebbe essere anche la tua, se ti unisci a noi. Va bene, ci sto. Divertiamoci un po'. Ma scusa, come nuova attivista? Ma non ci riuscite mai, belli. Da dove devo andare? Non c'è traccia del bersaglio, ma l'hanno perso. Possibili criminali nella vostra zona. Ricevuto. Attacco, se necessario. I droni non ci fanno niente perché abbiamo l'abilità. Questa qua è buonissima per fare le missioni in cui ci sta qualche trasporto. No, non mi vedete, nessuno mi vede. Macchina. Torniamo al QG, passo. Bravi, bravi, tornate al QG. Perfetto. Ma questo è un taxi senza autista. Allora, dobbiamo andare al quartier generale che sta qua. Qua già ci siamo stati, mannaggia. Però no, qua c'è la nebbia. Ci
ci vogliamo andare con la macchina, andiamoci con la macchina, dai, così. No, questa macchina. Con la nostra macchina. Mettiamo il GPS qua e andiamo. Cinque libera la via. Ma dai! Ma è bellissimo questa cosa! Ma no, dai! È a tempo! No, la dovevamo provare! Attiva tutto sto coso. Che adesso questo mi sembra una specie di stadio palazzetto dello sport. Questa no, è una guardia alien. Sto troppo online. Sì. Ci si rivede? Vuoi davvero farmi la predica? Tanto per cominciare, il sacco stesso. Vado a camminare. E qua possiamo salire pure sopra, ma. Scusa, ma perché ci siamo fermati qua e non siamo andati direttamente all'entrata? Perché ci stava il coso verde e ci siamo fermati. Che è sto coso? Ambulanza. Basta, per favore, basta. Uno se ne sta tutto il giorno al telefono, l'altro si imbosca a scopare con la cameriera. Una cosa, ragazzi, questo qua tiene questa schifezza di cosa. L'altro giorno non ce l'ho più. Cambiamo attivista, questo non è buono, questo attivista qua, squadra. Prendiamo questo, dai, non usiamo sempre questo perché sennò pare brutto. Questa è un'altra cosa brutta che deve sempre caricare ogni volta che cambiamo attivista. No, ti sto ascoltando. Questa è la sorella gemella. Dobbiamo entrare là dentro. Scusa, qual è il problema di entrare là dentro? Ho scavato più a fondo nelle indagini di Caitlin Lau e pare che un'infinità di casi di persone scomparse ruotino intorno all'EPG. Aveva scoperto qualcosa di grosso. Troviamo il nostro contatto, ok? Angel finisce nella merda se Albion scopre che è del DedSec. Aspetta. Andiamo. L'impiegato Elvile sarebbe stato meglio. Però. Abbassati. Saliamo direttamente, dai. Tanto. Che cosa può succedere di male se... Là ci sta un altro... Però lì c'è scritto incontro e contatto. Ma perché non l'abbiamo qua ci manda un'altra volta all'ospedale. Vabbè, per il mare. Però quello che non capisco è perché non l'abbiamo ucciso.
Ma soprattutto perché questi non si incazzano? Ho ricevuto la richiesta di Bagley. Mi sono già occupato di tutto. Entra in fretta e in silenzio. Tutta roba non ufficiale, vero? Non ho mica voglia di venire identificata. Non preoccuparti, ho falsificato i dati, ma vediamoci sul tetto. È l'unico posto qui che non puzza di piscio. Ho qualcosa per te. Come la vediamo con la valigetta, mo? Però qua... Il Centro Europeo di Smistamento. Smista i deportati ammucchiandoli in condizioni indecenti e fingendo che non esistano. Ma insomma, se è per proteggere Londra, va bene, no? Là c'è il coso del drone. Quello è il problema, che già ci è capitato una volta. E che il coso del drone potrebbe. L'entrata di quel coso potrebbe stare pure qua dietro. Però non ho capito ancora. Sì. Come dobbiamo fare? Solamente con la lanciagranate poi ci posso entrare. Posso spostare la roba. Perché là è sicuro che. Che si entra da là dentro. Per forza si deve entrare là dentro. Proviamo a fare il giro da qua, vediamo se ci sta. Da qua sicuramente si entra. Ci siamo delle telecamere, le telecamere. Telecamere. Ruotiamo questo. Ruotiamo questo. Ruotiamo quello. Ce ne sta un altro là dietro, ragazzi. E poi... Ci servirebbe perlomeno una telecamera. Aspetta, ma qua ci sta la telecamera. Allora, questo qua lo sblocchiamo. Salutiamo. Oh, guarda qua. Questo qua così. Questo lo sblocchiamo. Apriamo. Abbiamo sbloccato la rete interna. Scusami, apri qua e... eccolo là. A posto. Bello, ma manca qualcosa. Mamma che vuoi però. A posto, però l'abbiamo sbloccato, questo è abbastanza semplice. Poi qua sopra c'è una maschera, ma che cos'è, una specie di stadio? European Processing Center, ma sai che roba è? C'è una maschera qua sopra. Eccola là, come la facciamo andare a prendere? Sempre con il super robottino. Vai, spada il coso. Um.
maschera elemento guardaroba, perfetto. Poi qua sotto, ah ecco, ciao Kiko, eccomi. Sta là sotto sicuramente, eccola là. Ok, e ce ne andiamo. Poi usciamo e richiamiamo sto coso. Se andate a vedere quanto costa, ma European Processing Center, quanto costava il coso? Però prima di fare questa cosa qua, prendiamo prima questo file di test, appunto tecnologia, questo pure il coso. Però aspetta un attimo, perché questo qua ci dà tutto rosso? Questo dobbiamo prenderlo adesso, ragazzi. Ah, da parte, ho capito. Andiamo a prendere il coso di testo, vediamo se lo troviamo. Eccolo là, dobbiamo salire qua sopra alla fine di questo coso a sinistra. Cioè, ma perché l'hanno messo qua dentro? Vuoi dire? No, non l'hanno messo qua dentro. Non l'hanno messo manco qua là sopra. E non dice niente, forse sta qua sotto. Eccolo là sotto. E come ci arriviamo là sotto? Da qua? No, cioè fai fare il giro per senza niente. Queste qua sono le cose che si potrebbero sparagnare. Ok. Ma in realtà bisognerebbe, adesso cioè, mi hai fatto pensare, bisognerebbe farlo un video per vedere di fare il, di fare come, quanto costa. Ma okay, che ce ne sta un altro. Se uno volesse fare lo sparagno, però prendere un PC decente che si può giocare a 1080, quanto costa? 1984. Questo è il primo libro serio che mi sono letto. Allora, poi ci sarebbe da fare, da prendere quell'altro coso. L'unica cosa che però non sono assolutamente convinto è che qua c'è la rete, secondo me non si passa, ragazzi. Però là ci sta pure il soggetto. Però se si passa lo prendiamo facile poi. Ci stanno un sacco di guardie. Proviamo così, dai. €800.000 dici tu per giocare a 1080. Distraiamo a questo, eh. Ah no, ma noi dobbiamo andare da quest'altra parte. Secondo me di meno. Poi aspetta, no, però facciamolo meglio, Kiko. Tu €800.000 per giocare a cosa, a che risoluzione, a che livello di dettaglio? Allora, quello non si può distrarre. Allora, possiamo distrarre. No, ma sta ancora un livello ancora più alto di questo. Ma ci deve, questo
Insomma non si distrae più. Meglio spegnere questo ragno. No no. No no no. Ma sono buttato. L'hacker non può essere lontano. Deve essere da qualche c'è nulla questo sta al piano di sopra, però non ho capito come. Quello chi è? Innesca trappola. Merda, faccio rapporto. Sta al piano di sotto. Scusa, vediamo qua. Sta a quel piano là. Quello l'abbiamo fritto. Allora, questa è la parete dove si può disegnare. E qua e dove sta il coso? E c'è anche ma non ci sta uno scatolino per lo spider botto. Come ci facciamo arrivare qua? Ah, c'è una... aspetta. Allora, ho capito come fare ad arrivare là. Allora, RDR2 Online Story, GTA 5, già da tutte le parti e Assassin's Creed. La risoluzione può essere... E il livello di dettaglio? Allora, se riusciamo a salire qua sopra abbiamo fatto. E qua ci sta la scala. E questa qua teniamo pure la mitragliatrice se le cose dovessero andare male. Sul tubo questo non ci sale. Ricordato del perché mi piaceva. Sai perché? Ah. No, 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 no. Medio basso. Allora, vediamo se riusciamo a ucciderla questa qua con un solo colpo. Elimina. Adesso lo facciamo all'Assassin's Creed sto pezzo. Se riuscissimo ad arrivare da quell'altra parte, quella dobbiamo eliminare. Quello là se ne va. Però come ci facciamo ad arrivare? Quello là se ne va. Se la distraiamo quello, distrai. Questo già sta tornando. No! Elimina. Quello là è ancora distratto, no? Ridistraiamo. Innesca trappola, però quella là... No, non lo possiamo ridistrarre, dobbiamo aspettare un attimo. Secondo me con di meno... se si può usare un po' di roba usata... Secondo me con di meno si riesce a fare. In realtà solamente la scheda grafica usata. Distraiamolo un attimo. Elimina. Perfetto. Allora, poi dobbiamo salire. Qua non si sale sopra. Ma io l'avevo vista una cosa che si saliva sopra, però. Ah, eccola qua. Questa era la scala che dicevo. Ok, adesso siamo lì e siamo.
E qua ci serve lo il nostro super spider, quindi lanciamo lo spider. Lanciamo lo spider. Abbiamo un ferito. Come un ferito? Ah, è passato quello dove stava la trappola. Allora, questo qua, la porta d'accesso c'era. È un intruso, dobbiamo trovarlo. Eccolo qua. Interagisci. Questo si entrava. Qui è tutto a posto. Stiamo allerta. È tutto a posto, è tutto a posto, non vi preoccupate. Interagisci. Allora, qua ci si apriamo la porta. Non può essere tanto lontano. No, no, questo qua ci sgama. Andiamo qua dentro. Ci stanno tre persone qua dentro, però. Facciamo esco. Sospetto è scomparso nel nulla. Ah, ma ci vuole la chiave d'accesso. Chi ce l'ha la chiave d'accesso? Ma non mi dire che ce l'ha quello, la chiave d'accesso. Ma no, non è possibile, si deve andare a prendere. Distraiamo, no? Che mo sarà distratto. Ma poi la chiave d'accesso si scarica, mica si prende. Speriamo che non si gira questo. Non fare il cretino, non ti girare. Girati. Io. Ok. Abbiamo scaricato la chiave d'accesso. Quindi adesso riusciamo a entrare pure qua. Ecco, chissà con quell'altra cosa che cosa abbiamo. Però qua dobbiamo andare al piano di sopra. Distrai. Ah, com'è possibile? Sopra il cecchino là. Ma ora non lo possiamo usare distrai perché l'abbiamo appena utilizzato. Questo viene pure qua. Mica ci sente. Questo. Però per giocare a medio basso, una 1060 che la tengo sul computer, che adesso sto facendo lo streaming, io l'ho pagata, usata, 80 euro. Sicuramente ho fatto un affare, però. Però per giocare come dici tu, va bene anche. C'è una scheda che si chiama RX580 e costa sui 150 euro, e c'ha anche 8 giga di memoria. L'unico problema è che con quella scheda là non ci riesce a fare streaming, che era quella che tenevo prima. Però è pure più veloce di una 1060. Oh, qua non abbiamo visto ciò di sta questo. No, 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 no. Che? Abbiamo preso quanti punti? 50 punti di tecnologia. 10 punti di tecnologia. Tutta questa fatica per 10 punti di tecnologia. No, 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 no. Quello ci ha visto, ci ha visto, ci ha visto. Ma ce ne possiamo scappare. Ci andiamo da quell'altra parte e non ci sgamano. Vai, scendi qua. Perfetto, poi dobbiamo andare da questa parte. Non può sfuggirci. Apriamo qua. Disattivo qua. Vai. Ma adesso non ci potete più sgamare. Che è sta cosa? Facciamoci anche una birra. Il processore è. Secondo la mia teoria bisogna prendere un 3600, che però adesso costa un sacco. Non possedere documenti validi è un crimine. Costa 200 euro. Però quando ho fatto. Ma quello fa schifo col processore.
quello è proprio uno schifo, un mitra di ottava generazione. Allora, che sta facendo? Questo posto è peggio di un campo di prigionia. Ogni giorno vedi arrivare persone strappate alle loro case, alle loro famiglie. Ma preferisco restare per tenere d'occhio la situazione e poter dare una mano, come adesso. È allucinante, cazzo! E il governo se ne frega che trattano la gente in questo modo. Se sparisci qui dentro non se ne accorge nessuno, cazzo. Ma è molto meglio. Beh, infatti la gente sparisce e come? I registri indicano che hanno completato la procedura, ma non quadra. Nessuno se ne va per davvero. E con i Kelly qui intorno che fiutano le prede, non sono troppo ottimista sulle persone che scompaiono nel nulla. Quella cazzo di Mary Kelly, sempre a sguazzare nella merda più merdosa. Mamma, questo è quando è sboccata. Ora, a proposito del vostro amico scomparso, ti conviene iniziare dal database dell'EPC. Chiunque passi di qui viene registrato. E fa attenzione. Database dell'EPC. Quindi mo dobbiamo andare dentro. Invio la posizione del database dell'EPC al tuo OPTIC. Sta là, ci siamo appena tornati. Vabbè, non penso che hanno fatto rispondere le guardie. No, non si può fare. Perché si potrebbe fare se fosse un processore per desktop, ma io sono assolutamente convinto che il PC che tieni dentro al tuo portatile non è un processore per desktop, è un processore per laptop e quindi è saldato sopra la scheda madre. Qui c'è un database in cui possiamo cercare tracce di Angel Lopez. Allora, questo è dove siamo entrati prima. Ah, quindi le guardie non ci sono più. Quella, la guardia là fuori l'aveva fatta fuori. Non mi ricordo. Vabbè, intanto facciamo interagiamo col PC qua. Scarichiamo i dati. Scarichiamo tutto in questo gioco. Va avanti, Bagley. Dimmi che hai trovato qualcosa. Sì. I suoi dati sono stati cancellati dal database principale, assieme a molti altri. Ci sono tutti i dettagli, anche quando si tratta di crimini contro l'umanità. I loro registri sono impeccabili. C'è una registrazione chiamata interrogatorio per l'espulsione. Sai cosa ci facciamo coi terroristi, Lopez? Ora non negare tutto o mi incazzo. Lo sappiamo che sei del DedSec. Credi di esserci finito per caso in mezzo al rastrellamento? Col cazzo! Non hai niente da dire? Tanto peggio per te, allora, perché io voglio informazioni. I tuoi compagni di cella chi sono? Voglio nomi, posti, voglio tutto quello che sai. Mi prendete per stupido? Vogliamo uccidere quello. E poi che fate? Mi lasciate andare? Non vi dico niente, invece. Tanto lo so come va a finire. Oh, non ne hai la minima idea, invece. Ti darò in pasto ai lupi. I Kelly hanno un modo molto interessante di risolvere i problemi. Pensate che abbia paura di due delinquenti del cazzo o di finire a mollo nel Tamigi? Fanculo. Sei troppo caruccio per quello. Per prima cosa venderanno il tuo culo al RX 580. Poi, si trova usato a 350 euro bene, ti faranno a pezzi e si venderanno anche quelli. Ripeto, non mi fate paura. Quello da 8 giga mi dispiace per te. Va bene, portatelo in quella cazzo di clinica allora. Quello che mi rinforzi. L'hanno sempre saputo che era del DedSec. Non la vedo bene per Angel. La clinica segue gli orari di apertura degli uffici pubblici, quindi ora è chiusa. Troveremo Angel alla vecchia maniera, usando l'app CTOS. Deportati dimenticati, condizioni di vita orribili, sparizioni inspiegabili. Sembra quasi che i media vogliano deliberatamente ignorare questa situazione per fare spazio a... Oh, guarda qui! Beatrice Stokely, 89 anni, si è iscritta di recente a kickboxing per tenersi in forma. Affascinante! Se l'EPC è un tipico esempio di come gli umani si trattano a vicenda, direi che un mondo dominato da un'IA benevola sarebbe un passo avanti, no? Allora, si chiama RX 580 8 giga. Mi sembra che... Però no, ci sono due versioni.
Radeon RX 580 8GB, ci sono due versioni, una che è proprio scamuffa, invece che una che è meglio, mi sembra che è quella della Sapphire, quella migliore. Qua non ci dovrebbe essere più nessuno, però dall'interno di questo stadio non riusciamo. Aspetta un attimo, qua non ci sono la telecamera, controlliamo la telecamera. Come facciamo a uscire fuori da quell'altra parte? Secondo me non si può fare. E infatti per andare a pittare là, a mettere in manifesto, dobbiamo farlo da fuori, no? Ce ne dobbiamo uscire. Oh no, io ne ho trovato un sacco a 150 euro. Sono assolutamente certo di questa cosa. No! Ma suona un'altra volta l'allarme. Disattivo. Anzi, mo ti dico ancora di più. L'ho comprata, l'ho trovata su Amazon usata. A 150 euro. Però stava pure su eBay. Ricostruito in realtà aumentata la scena dell'esame di Angel. Puoi vederla all'interno della clinica. Da paura! Qua già siamo entrati che l'abbiamo craccata prima. E adesso possiamo ricostruire quello che è caduto con la medaglia, con la realtà aumentata. Siamo attenti. Conosco della gente fuori. Forse posso aiutarti. Basta che mi fai uscire di qui. Protocolli, Lopez. Un paio di minuti e potrai andartene. Lopez si è fatto tutti fuori. Se ne è scappato, c'è riuscito. Merda, ma che cazzo era? Gli hanno impiantato qualcosa. Dobbiamo guardare più da vicino. Ma come facciamo a guardare più da vicino? Analizza. Il riconoscimento facciale dà riscontro per entrambi. Sono due del branco di Mary Kelly. Ispettore Lau aveva ragione. Il clan Kelly se la fa con Albion. Sembra una trama da film dell'orrore. Dobbiamo analizzare pure questo, forse. No. Microchip, avvolti in vetro biocompatibile per evitare il rigetto. Gli hanno ficcato un cazzo di microchip nel collo. Ma per cosa? Tracciamento? Dati biomedici? No, sono dispositivi più sofisticati. Facendo un'ipotesi, direi che contengono una dose di qualche strano composto. Insomma, non è roba che si trova al negozietto all'angolo. Posso ricostruire la strada che ha fatto se vuoi scoprire dove ci porta questo colpo di scena. Stagli addosso, potrebbe essere scappato. Vaffanculo, presto, prima che parta! Adesso andiamo, comunque si chiama Radeon RX 580 Nitro Più. Solo che costano assai adesso, costano sui 2,30, non conviene, quindi io ho comprato 150. Su eBay però ci dovrebbe essere 150. RX 580 Nitro Più 8 giga. Stanno raggiungendo. Forza, Angel. E dove sta andando? Eccolo là. Vosotros, bastardi! Oh. Porco cazzo, potrebbe farcela. Eccolo là. Non ce la fa. Si sa giù. Adesso cosa da realtà aumentata? Non ce l'ha fatta. No, calma. Finché non è danneggiato non ci saranno sprechi. No, la no. Richiesta è alta con la nuova rete. Forse hai ragione. Intubiamolo e portiamolo all'inceneritore.
Ah, ok, abbiamo finito la missione. Intubiamolo e portiamolo questa in inceneritore. Non me l'aspettavo. Mi sa che quel microchip non era un semplice dispositivo di tracciamento. Lo hanno attivato da remoto. Sembrerebbe che, almeno per il momento, i Kelly vogliano mantenere Angel in vita. Dobbiamo trovarlo, scoprire cosa gli hanno fatto e capire a che cazzo serve quel microchip. Sembra proprio che Mary Kelly e i suoi scagnozzi possano fare sfoggio di tecnologia all'avanguardia. Non è che Mary fa parte di qualche sinistro gruppo di hacker del dark web come, dico a caso, Zero Day? Teoria interessante, Bugly, ma rimanda le investigazioni per il momento, da bravo. Angel ha bisogno di noi. L'inceneritore di cui parlavano deve essere quello di Southwark. È praticamente dietro l'angolo. Quindi lo dobbiamo andare a salvare. Vabbè. Che fa questo? Perché ci possiamo parlare? Ti ho vista gironzolare qui intorno. Credo di sapere che stai cercando. Quel poveraccio è crollato a terra. Ah, c'è informazioni su Angelo. Hai visto che è successo? Era ancora vivo. Tremava, aveva convulsioni, schiumava. Ma magari bisogna bocca. Aspettare solo un po'. Credo certo, che fosse lì. Il personale della clinica gli ha messo una maschera di ossigeno e poi l'hanno portato via. E avrebbero portato via anche me se mi avessero vista. Scusami, è meglio non parlarne. Ah, questo, aspetta, perché la dovremmo reclutare a questa? Operatrice macchina, questo non è tanto buono. Ah, 8-5. Su eBay stanno su intorno ai 170 euro. Quanto ti viene il totale di questo? Le RAM sono le stesse RAM che tengo io. La scheda madre è buona, il processore diciamo che dovrebbe andare bene. La scheda grafica prenderei la Super, perché la 1660 Super costa mi sembra 30 euro in più. È molto più veloce. Il caso quello là è un poco uno schifido, ci sta uno da 50 euro, il che si chiama Fractal Design Fractal Design mi sembra Focus Q, che costa sui 50 euro, è molto buono quel case. C'è solo una cosa che non mi piace, per quello dell'hard disk, però per il resto è buono. E tiene pure la finestrella trasparente, è fatto proprio bene. E poi i case Fractal Design secondo me sono buonissimi. Oh, questa è un'area riservata, dobbiamo stare attenti. Questa cosa qua. E poi l'alimentatore a Sharkoon, non so quanto costa, il 5,50. L'alimentatore è un problema. Porta i guanti di pelle.
Ora dovrebbe andare bene. La scheda grafica. Il monitor, se vuoi prendere il 1080, ci sta LG, un 27 pollici, 1080, 144 Hz, che costa sui 250 euro. È un mostro quel monitor. Rapporto qualità prezzo imbattibile. Tiene pure l'HDR che funziona bene. Per quello che paghi. Questo coso? Neutralizza il sicario. Ma scusami, chi è questa Jennifer? Ah, oh, no, non andiamo a fare questo adesso. Intercetta il sicario prima che sia troppo tardi, ma non è che muore. Aspetta, fammi vedere un attimo questo qua come siamo messi. Questa c'è una mitragliatrice, questa qua è buona, dai. Andiamo a salvare quella della box. Guarda qua, una Mini Cooper. Una specie di... non è una Mini Cooper, sembra più un incrocio fra una Mini Cooper e una 126. Ora da Londra. Save Brixton. Scusami, e come la facciamo? A parte che sta l'edificio di dietro, questa qua. Ma dobbiamo andare qua, perché mi ha cambiato, perché me l'ha tolto? Scendiamo. Là si può aprire, però non riusciamo a entrare. Qua si può aprire, però ci vuole la chiave di accesso. Ok. Ma secondo me non è una missione a tempo, non è possibile che è una missione a tempo. Questo chi è? È un truffatore. E ci sta qualcosa? Risentiamo questa cosa. Questo qua non lo possiamo controllare. Torretta di sorveglianza, là ci sta, controlla. Controlla. La chiave di accesso, scarica. Come fu riportata? Inneschiamo pure la trappola. Dobbiamo mandarci un drone là, però come ci facciamo a mandare il drone? Da qua, scusa, ci mandiamo il drone. Controlla. L'unico problema. No, questo me lo distrugge. Non ce la farai mai. Guardate, l'operatore del ragno non può essere lontano. Sto qua, vabbè, andiamo, proviamo l'andrata, vai. Chi è che mi sta guardando? Ci sono pure uno là sotto. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti è che se ci sta un capitano che può chiamare i rinforzi. Ci sta pure uno dietro a noi e dobbiamo distruggere. Qua non è un buon posto dove stare. No, pure un drone! Dove sta? Scendiamo giù. Mettiamoci qua dietro. No, vai! Um.
Chi caspita? Io sto... Ci sta quello là fuori, però ci sta pure uno qua dietro. Ma perché non spara? Usciamo qua fuori un attimo, così ci riprendiamo un attimo. Andiamo a fare il giro da dietro. Ok. C'è un altro che sta venendo da dietro. Ok. Ma da dove viene tutta questa gente? Altri due là sopra. Cioè sono a sinistra qua. Cioè sono un'altra a sinistra. Ok. Un altro dietro. Qua ci sta un foglio, lo pigliamo dopo ragazzi, ci vediamo un'altra volta qua. Guarda un po' lì. Boh, là ci sta il coso, là ci sta quel drone. E poi sta quello là che chiama i rinforzi, vedi? Lo dobbiamo uccidere prima che chiama i rinforzi. Cioè ci sta pure uno dietro a noi. Salviamo. Caspita! Questa era quella di prima. Ma la nostra amica che fine ha fatto? È morta? Ma pure sti droni fetenti. Ma secondo me quella è morta. Sì, domani lo faccio live, sicuramente. Sono ragionevolmente convinto. Controlliamo lo sto drone, ah. Qualcuno ce l'ha distrutto. Però non ho capito chi. Quello. Ma controlliamo pure lui. Disattivo. Secondo me... Ragazzi, si è bloccato il gioco. Quello che non ho capito adesso è che dopo tutta quella guerriglia, se la nostra attivista è morta, ma no, ci sta ancora. Incontratevi a Jennifer Broker Studio. Ah, dovevamo fare così per... Ah, perfetto, quindi ancora... Che è sta roba? Cerca... Ah, questa è la missione principale. La da così. Perfetto. Quindi abbiamo anche... peccato che però si è bloccato. Quindi evidentemente se n'è scappata quando... Quando l'abbiamo liberata. Per i fatti su voi. Credimi. Il rifiuto di adempiere alle istruzioni del personale Albion potrà comportare l'arresto. Adesso andiamo a prendere quel coso là sopra, ragazzi. Allora, visto che devo anche agganciare quel coso, adesso facciamo una cosa. Devo togliere la parte che si è bloccato, che praticamente. Facciamo una cosa. Andiamo. A prendere quei punti tecnologia, perché non ce la faccio più ogni volta che passiamo qua. Mi dimentico e vado a controllare e perdo tempo. Non ci possiamo andare, quindi adesso li andiamo a prendere e poi arruoliamo. Chi
la, il pugile e poi concludiamo la puntata dei Let's Play. Dobbiamo solamente capire dove sta. L'unico problema è che questa qua è debolissima, ragazzi. Come sta giù? Si entra da questa. Mannaggia la mia fede. Si entra dall'altra parte. Sta qua dentro. Sta dentro a quella porta. Sta dentro a quella porta. Allora, la dobbiamo andare a prendere, ragazzi, perché mi sono scocciato. Ogni volta veniamo qua. Cambiamo personaggio di nuovo. Usiamo questo attivista qua. Tutto bene? Si trova ora sotto la protezione di Albion. Disobbedire a un ordine di Albion è reato e i trasgressori saranno puniti. Teoricamente ci potrei portare, mandare anche lo spider botto, eh. Innestiamo la trappola. Vediamo con le telecamere come siamo messi. Per entrare là dentro. Come dobbiamo fare? Da là non c'entriamo. Là c'è un'altra telecamera, vediamo un attimo. Da là non c'entriamo. Quello? Questo qua lo dobbiamo fare sicuramente così. E questo qua sicuramente così. Quello così. Qui ce n'è manco un altro. Controlla, quindi possiamo ruota. Non ci fa controllare. Controlla. Apri e chiudi, ma non è questa. La porta fa le bizze. No, non è questa la telecamera che dovevamo fare. Non è questa. È questa qua. Solo che non capisco. Allora, prima di farla iniziare, questa qua la giriamo. Questa qua la giriamo e questa qua la giriamo. Quella non si può controllare. Quella non si può controllare. E questa qua non si può controllare. Come mai non si possono controllare queste due cose? Fuori portata. Forse però tendiamo da qua, poi possiamo controllare la telecamera. No, no, no. Possiamo controllare questa. No, è manco quella.
Questo qua lo possiamo fare così. Questo qua deve andare così. Ma forse perché per controllare con le altre telecamere bisogna avere qualche chiave di accesso. Questo qua non riesco a vedere come... Per aprire questo bisogna prendere anche una cosa da qua. Quelle non si riescono... Bisogna arrivare... Bisogna arrivarci con lo spiderbot, ragazzi. Se no non ci si riesce, perché c'è questa qualche altra cosa qua, noi riusciamo a prendere due. Ci manca... Come la facciamo arrivare qua? Ah, aspetta. Questo qua forse... Ok. Ma non riusciamo a prendere questa. E qua non ci sta il coso. Non possiamo tutto. Controlla. Controlla. Non riusciamo comunque... Ci manca tutto. Ah, li faccio da capo. Aspetta un secondo. Poi dobbiamo andare... là. Ma porca troia, ci ha fregati! Ruota. Ci siamo riusciti qua. Rete interna sbloccata. Però noi non dovevamo fare tutte queste cose. Noi dovevamo andare a prendere solamente il coso qua. Andiamo a vedere, dai. Sicuramente ci sarà una porta. Distraiamo qui. Non l'abbiamo distratto. Distrae. Eccolo qua, questo è un bomb... Interagisci. Ok. Ma questo... Ah, questo qua, aspetta. Innesca trappola, perché non mi fa fare... Aspetta. No, da qua non si può andare. Dobbiamo fare sicuramente innesca trappola su questo coso qua. Però questo drone qui non può sparare. Qua innesca trappola. Là c'è un drone. Questa è solamente la trappola per questo coso qua. Però per distruggere questo coso ci vuole il lanciagranate. Col drone non si ci riesce. Andiamo un attimo a tecnologie. Drone. Non ci riusciamo. Vediamo se da quest'altra parte per caso ci fosse un altro passaggio, ma non c'è. Perché è l'unico modo per entrare in quella stanza, a quanto sembra.
Mettiamoci un attimo qua. E con il lanciagranate. Babbo, andiamo. Usiamo questa attivista qua. Pronto per una nuova operazione? Certo, sono nato pronto. Pure sono nato pronto, però dobbiamo vedere come facciamo ad entrare là dentro. Anche se secondo me poi ci dovremmo ritornare. Però, ok, questo qua è rimasto aperto. Cazzo, che look! Sto ancora studiando il mio look. Dopo, aspetta, vieni da qua. Ok. Vado a dare un'occhiata. Da quella parte, andiamo. Deve entrare in una valle di lacrime. Sì, come dite voi. Ve ne andiamo a prendere. Ci sta pure questa cosa per andarsene qua, vedi? Spostatevi ragazzi, spostatevi. Ve l'ho detto. A posto. Ma come aiuto? Ragazzi, facciamo due cose adesso. Ho un'idea. Questo sta qua dentro. Ma ti conviene sbrigarti? Sto rilevando movimenti del clan Kelly in zona. E come ci arrivo là sopra? Là ci sta pure un'altra... Cosa c'è lì? Ci sta pure un'altra cosa, eccomi qua. Senti, campionessa, sono qui per aiutarti. Mamma, come andava strafacciata. Che vuoi dire? Hai fatto incazzare il clan Kelly con quell'ultimo incontro. Ti stanno cercando. Al primo sicario abbiamo pensato noi, ma ora ne stanno arrivando altri. Non mi fanno paura. Metterò al tappeto anche loro. Mi piace tutto questo entusiasmo, ma per te sono troppi. Trova un posto dove nasconderti. Noi li terremo occupati finché possiamo. Ok. Chiunque tu sia, ti ringrazio. Sono in debito con te. E fai bene. Nemici in arrivo. Sopravvivi all'attacco? Chissà che cos'è questo arcoparlante qua. Vediamo. Ma su dove stai? Al riparo! Non resta ancora più. Ma io non capisco perché. Aspetta, proviamo a vedere un attimo qua sopra, eh. Sta qua sotto. Ma dove sono tutti gli altri? Dove sono tutti gli altri? È rimasto solo quello. Ecco fatto. Ti consiglio di trovare un posto sicuro, così possiamo contattare la nostra boxer. Stai bene? Me la caverò. Ma se i Kelly pensano che non gliela farò pagare, si sbagliano. Anch'io so giocare sporco. Più siamo e meglio è, lo capisci anche tu, no? Lavora con noi. Sì, credo che saremo un'ottima squadra. Sta qua sotto il coso, ragazzi.
Non so che cos'è questo. Questo sarà un nastro. Ok, abbiamo anche reclutato questo. Mo dobbiamo trovare un attimo il... Ah, questo, eccolo qua. Non ne posso più. Queste scritte che facciamo non bastano. A che cazzo servono? Oh, fai l'audio. Perfetto. Allora, abbiamo... gioca. Tutorial pallone, questo non l'abbiamo mai fatto. Premi i comandi in tempo per colpire la palla. Ogni colpo della sezione curata della ruta conta come un colpo perfetto. Ottieni più colpi perfetti consecutivi per seguire i trick. Mancare la barra a zero il moltiplicatore. Completa gli obiettivi di allenamento e ottieni sempre più ricompense. Ok, diciamo che è un esercizio di coordinazione. Tengo io il punteggio. Ah, ok. Fanculo. Avvio. L. A. L. A. L. A. La devo prendere nel verde. Ce la sto facendo. No, mamma, non ho visto. Su, provate a battermi. Riproviamo. K S K K S K S K S. Concentrati. Ah, poi c'è sta spazio. Ce l'ho fatta. Vabbè. Spazio. L. Okay. No, cazzo. Quindi questo esercizio è A L spazio. Spazio A, spazio L, A, spazio A, spazio A, spazio A, L. Ho sbagliato. Ma cosa? Adesso però c'è un po' di sonno, quindi... L, spazio... mi è partita là da solo. Fanculo! Riproviamo. A, spazio L, A... L spazio L A spazio spazio L A spazio A. Concentrati. Ma perché? Ah, perché poi dopo cambia la sequenza. Anche di meglio. SK spazio. Vai. Spazio. Abbiamo premuto. No, cazzo. S K S spazio K. Ce la sto facendo. Sì, il mio record. Oh, questo è SKL. Questo è più difficile. S A L S K. Però ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare 90 punti. Sì. Fanculo. Non ho gli occhi, non ce la faccio. Però ci possiamo provare. No. Sicuramente. Cosa? È troppo tardi. S K S N A S K. La sto facendo. Record personale. Oh, aspetta, qua mi danno bonus ebbrezza, eto, scarpe, elemento guardaroba. Dai, proviamo a prendere. Questo è SKL spazio. SKL spazio. Vai. L K A S K spazio L. Come, troppo tardi. No, cazzo. Vai. Spazio K S. Solo i morti ci mancavano oggi. Eh?
Ah, 99 punti, ma dai. Ci proviamo. Fanculo. No, ci dobbiamo uscire, ci dobbiamo uscire. Concentrati. Posso fare anche di meglio. Ah. Aspetta, questo qui adesso gioca per 20 secondi. No, cazzo. No, dai, ho questo solo e poi basta. Ma come è possibile? Perché questi sono i tasti stanno vicini. E sono. Ma cosa? Questo qui il punteggio non serve, basta, bisogna premere il tasto velocemente. Vediamo, spazio, S. Fanculo. Ma dai. Ma cosa? S. Concentrati. Allora, ce l'abbiamo fatta? Ce l'ho fatta! Ok. Devo fare 150 punti. Ah, comunque, ho capito come hai fatto. Non bisogna pensare alle lettere, bisogna pensare al posto delle. Dove sono i cerchi che escono. Aspettate. Ok, ci sono. Ecco, così. No, cazzo! Non va bene sicuramente così. Forse il viola non so se quando conviene. Questa è l'ultima sicuramente. Ma 149. Yeah. Basta ragazzi. Bello questo palleggio. Però abbiamo detto che prima di concludere la puntata dobbiamo fare un'altra cosa. Innanzitutto controlliamo. Abbiamo preso un altro attivista. Questa qua la dobbiamo prendere. Ma se facciamo biografia non possiamo. Ah, giri, tira attivista. Vedi, perché questo qua c'ha 249 e manganello. Questa qua c'ha anche tempi di iniezione più brevi. Questa qua, secondo me, è meglio di questa qua. L'unica cosa è che questo qua però c'ha l'M249, quindi non lo so ancora. Questo qua non lo useremo mai, quello è solo per bellezza. Togliamo questo coso di mezzo. Facciamo una consegna.
Allora, facciamo una consegna che... questa qua. Quindi sei una specie di... consegna in orario, consegna senza danni. Corriere ora. D'accordo. Guidiamo. Andiamo, a tavoletta! Ecco. Sospetto nella vostra area, potenzialmente armato e ostile. Preparo a intercettare il veicolo. Centrale, stiamo in... Merda, l'ho danneggiato! Ma come l'ha danneggiato? Spostatevi, spostatevi! Pronti a urtare il veicolo, passo! Ma come urtare? No, no! Ma questi veramente fanno che mi vogliono urtare? Andiamo da quest'altra parte. Ma come? Mi hanno buttato... Mi hai proprio rotto, ora ti sparo! Ma come mi spari? Muovermi. Ma dobbiamo farlo per forza, nel senso dobbiamo farlo per forza con la carretta. Qua sposati! Distruggiamo il veicolo del bersaglio! Ma no! Fango! No! Il sospetto è uscito dal veicolo, passo! Per la nostra sicurezza! Siamo alle costole del sospetto, passo! Ma com'è? Non ci sta manco una macchina! No, cazzo! E ma ce ne dobbiamo pure... Ah, no! Troviamone un altro! No, io una cosa che non capisco e che dobbiamo assolutamente provare. E se la delivery si può fare... si deve fare per forza con la motocicletta. Ok, adesso basta. Unità, fermatevi. Passo. Cerchiamone un altro. Questo qua. Poi ce ne sono un'altra più vicino. Questa qua. Forse più vicina, Però questa volta la facciamo solamente a tempo e fragile, senza la cosa della polizia. No! Spostati, quello ce la siamo portati appresso. Oh yeah! Allora, proviamo. Secondo me le consegne però si possono fare. Prova a fare la consegna con la macchina, secondo me non si può fare. Non so voi, ma a me questa follia dell'automazione ha rotto le scatole. Allora, proviamo questo qua, avventura siciliana, dai. Aspetta, non abbiamo messo il GPS. Perché non mi fa mettere... Ah, si mette nella macchina, non mi dà il GPS. Abbiamo perso già un sacco di tempo. Dovevamo provare a fare la consegna con quell'altra... la ragazza che avevamo preso prima. Però ci dovremmo riuscire così. E anche con largo margine, penso. Ne
Devo darmi una mossa. Siamo arrivati. Oh, guardate qua che macchina, questa è la prima volta che abbiamo trovato. No, ci sono ancora un sacco di tempo, ce la facciamo. Bella questa cosa degli ologrammi fuori dai negozi. In perfette condizioni. Ecco, non è più un problema mio. Anche un altro file di testo. Cambiamoci la giacca, che questo non si può vedere questa cosa. Però manco questi si possono vedere. No. Aspetta, vediamo. No, non mi piace nessuno di questi giacchi. Proviamo a vedere qua. Ah, questo sarebbe l'equivalente di caffeina. Vediamo. Manco si possono vedere. Non sono una cazzo di statua. Aspetta, però. Ma questi non ne vendono questa roba qua. Vediamo le scarpe. No, non mi piacciono assolutamente. Vediamo qua. Qua bella sta cosa. Questa qui è praticamente un vicolo dove ci stanno i negozi. Ma che vendono tutte le giacche così. Aspetta, qua c'è qualcuno. Agente a terra! Ti devo un favore. Centrale, stiamo ancora seguendo il sospetto. Passo. Tenutità, intervenite. C'è una sparatoria. Vediamo questa mano. Che fa qualcosa? Ho perso il bersaglio. Centrale, ho perso il bersaglio. Ma come? Non mi sono mosso qua, sono solo entrato in macchina. Teoricamente li dovremmo sperdere, ragazzi. Dobbiamo solamente stare attendendo a entrare in un posto di blocco. Abbiamo perso di vista il sospetto. Ispezioniamo la zona. Mamma, questo come ci è fatto a venire dietro? Centrale, abbiamo avvistato il sospetto. Siamo entrati da quell'altra parte della città, lo stiamo sperdendo però. Lo torniamo indietro. È impossibile che la macchina della polizia ci viene a prendere. Saltiamo? Ah, non salta. Chissà come mai. Centrale, dove torniamo dritto? Al QG, passo. Bravi, sono al QG. Però non saltano le macchine sui boss. Nella patch dovevano aggiustare anche questa cosa che non è uscita ancora la patch, ragazzi. Di quando si va in macchina un po' più a scatti, perché scendono i fotogrammi tantissimi. Secondo me perché devo caricare. Tra altre cose ho scoperto in questi giorni un sacco di cose bruttissime per quello che riguarda il fatto di caricare, però. Verme schifoso. Sono sicuro che si tratta di... Fermati o te ne pentirai. Me l'ho fatto prima. Indietro. È possibile. Nella vostra posizione. Ci muoviamo verso il sospetto, passo. Ce ne dobbiamo andare un'altra volta. E poi non ci sta quella cosa, nasconditi nell'auto. C'è traccia del bersaglio, passo. No, là c'è il drone.
c'è questa della polizia di Ranno. Tamponiamo il veicolo, basso. Ma come tamponiamo? Ragazzi, adesso aspettiamo un attimo questa della polizia e poi concludiamo la puntata. Andiamo a sinistra, andiamo a sinistra. Sto inseguendo il bersaglio. Sì, sì, andiamo a destra. Andiamo a destra e torniamo indietro. Vai. Questo torniamo indietro, che ho fatto perdere un anno di tempo. Andiamo a destra un'altra volta. No. L'abbiamo spesso. Negativo, non c'è traccia del sospetto. A tutte le unità, basta così, il basta sospetto così. È sparito. Però la città, quello che stavo pensando è che questa città è grande, ragazzi, però sembra che siamo sempre allo stesso posto, perché non siamo mai dove stiamo. Io non so mai dove sto, non ho nessun punto di riferimento. E poi la mappa è comunque piccola, perché il punto di riferimento principale, o diciamo meglio, il punto di riferimento che conosco io sono troppo pochi e ci passiamo troppo spesso, quindi sembra che siamo sempre allo stesso posto, tipo quell'antenna. Però in realtà io non so assolutamente dove siamo. Se vi devo dire da qua come facciamo ad arrivare al Tamigi, la risposta è Bu, perché dentro una volta quando stai nella macchina non funziona proprio. Com'è possibile? Qui siamo in una, cioè siamo proprio completamente in un'altra parte. Qui sembrava che stessimo sempre allo stesso posto. E questa è la Torre di Londra. E questa è il Palazzo del Parlamento, penso. No, non so qual è il Palazzo del Parlamento. Non lo so manco io dove sta. Sta qua il Palazzo del Parlamento, perché questa è la sede del Watch Dogs. E qua non ci siamo mai andati. Qua ci siamo andati. Proprio ci siamo andati, mi ricordo. Però secondo me la mappa di questo gioco è molto buona. Anche se penso che sia più grande rispetto a quelle degli altri Watch Dogs. Solo che la roba che c'è sta dentro a sta città è impressionante. E quindi fare una città più grande sarebbe stato molto 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 più complesso, perché guarda qua, questi tengono miliardi di tessiture, guarda qualcosa là dentro. Poi ci sono un sacco di posti che sicuramente si può entrare dentro, ancora ci dobbiamo entrare per mancanza di tempo. E detto tutto ciò, ragazzi, io vi lascio e ci vediamo domani per un'altra puntata di Watch Dogs Legion. Ciao.